Il 10% delle scuole abruzzesi è stato efficientato per abbattere le emissioni di anidride carbonica e ridurre il consumo di energia elettrica. Si tratta di un progetto avviato grazie alle risorse europee che nella programmazione 2014-2020 sono state destinate all'asse promozione di un'economia a bassa emissione di carbonio, con l'obiettivo di raggiungere entro i prossimi anni l'efficientamento di tutti gli edifici scolastici abruzzesi. Il tema è stato illustrato questa mattina nel corso della seconda tappa dell'iniziativa Abruzzo che spende i fondi europei, Viaggio nei cantieri, che si è tenuto presso l'Istituto Comprensivo Giulia di Bene di Miglianico. Sono state in totale 73 le scuole che hanno beneficiato dei lavori. Non ci accontentiamo dei risultati raggiunti, dobbiamo ulteriormente crescere e incrementare la nostra capacità di spesa. I fondi europei ci sono e devono diventare opere pubbliche da toccare con mano. In questo caso siamo dentro una scuola dove con i fondi europei si è fatto efficientamento energetico, climatico, sono stati rifatti tutti gli impianti e insieme agli impianti che hanno garantito e garantiscono oggi una classe energetica A3, quasi la più alta oggi possibile da certificare, abbiamo anche fatto opere di miglioramento antisismico per mettere in sicurezza. Mentre finiremo di spendere quelle in corso, si aprirà la partita con i nuovi fondi e noi vogliamo realizzare il programma di spesa di questi fondi facendolo insieme alle associazioni, alle categorie, ai sindaci, ai territori. Assegneremo nuovi fondi della programmazione attuale che rischiano di non essere spesi alle imprese private per tutto quello che gira intorno all'efficientamento energetico e stiamo già dando 1,5 milioni in più di euro al settore dell'efficientamento energetico nel settore pubblico.